così bella. Ma quando sei bella, tu, che bella ragazza! Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite e Sila. Oggi parliamo di un video diretto e specifico. Ho visto tanti commenti e comunque mi sembra giusto andare a chiarire questa cosa. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché mi state mandando tantissime fotografie per quanto riguarda il concorso del pappagallo più bello, anche se sappiamo che sono tutti bellissimi, quindi avete tempo fino a fine settembre. Dopodiché vi andrò a spiegare come funziona la votazione e ovviamente chi vince, cosa vince, niente di materiale, però ecco, insomma, qualcosa ci deve stare per forza. Vi ricordo il mio gruppo su Facebook, Davide Calopsite Official Group. Vi ricordo il mio libro su Kindle per chi è interessato. E avrei anche un'altra cosa da dire. Allora, qualche tempo fa ho scoperto, perché comunque l'ha scritto sul gruppo e poi mi ha scritto anche in privato, di Simona, una ragazza che ha deciso, una donna, che ha deciso di fare un gruppo, una pagina anzi, su Facebook per me. Io la ringrazio tantissimo perché è una bellissima cosa. Davide Calopsite fanpage, mi sembra. Allora, è una cosa che ovviamente io supporto perché a me queste cose mi piacciono tanto. Cioè, ogni dimostrazione d'affetto che voi avete per me è importantissima. Quindi il fatto che abbia deciso di fare una pagina per me, per le Calopsite, mi piace, comunque mi piace, e quindi mi sembrava giusto e doveroso supportarla e ringraziarla in questo video. Detto questo, sto attufato. Detto questo, cominciamo subito a parlare dell'argomento. Vabbè, all'acqua le temperature variano da. Detto questo, andiamo subito a parlare dell'argomento che tratteremo in questo video. È vero, Ughissima, vieni qua, Uga, dolce creatura di Gesù. Ma è solo una birba, niente. Vuoi stare solo sulla spalla, morbidosamente morbidosa. Becca. Allora, dicevo, detto questo, andiamo subito a trattare l'argomento di questo video. Molti di voi, soprattutto quando ho fatto il video che fa riferimento alle gabbie, molti di voi mi hanno chiesto il perché il beverino o il posatoio non andasse bene per i nostri amichetti con le aluce. Allora, andiamo a trattare proprio questo argomento qua. Noi sappiamo che i beverini che vendono in commercio sono dei beverini standard, cioè sono quei beverini che hanno il beccuccio dove viene messa l'acqua è stretto. Allora, questo tipo di beverino solitamente è adatto per tutti gli uccelletti che hanno il becco a punta, tipo i canarini, tipo i diamanti mandarini, quindi sono tutti quanti di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, abbiamo i merlindiani, eccetera. Però comunque quel tipo di beverino è adatto per questi tipi di animali, è un discorso di comodità, un discorso che io ho visto, una cosa che io ho notato, ho visto nel momento in cui ce l'avevo. Perché se no uno all'inizio neanche ci pensa a queste cose qua. Siccome però la mia idea è cercare sempre di farli stare nel miglior modo possibile, allora ho cominciato ad analizzare anni fa, al tempo di quando avevo le cocorite, questa cosa qua, questa particolarità qua. E ho notato questo, e cioè che un canarino, un diamante mandarino, in un beverino del genere, riesce a bere tranquillamente. Perché? Perché avendo il becco a punta, con molta facilità e comodità riesce a prendere l'acqua, anche su uno spazio ridotto. Mentre per quanto riguarda le cocorite, le calopsiti, vabbè, i cenerini, comunque andiamo anche a degli esemplari, le cacatue, andiamo anche a degli esemplari molto più grandi, bere in un beverino del genere comincia a diventare più complicato. Lo fanno, però è scomodo, semplicemente perché la forma del loro becco è completamente diversa rispetto al becco di un canarino, di un diamante mandarino. Allora, il diamante mandarino, il canarino hanno comunque un becco a punta, le cocorite, le calopsiti e via dicendo hanno un becco a uncino, quindi ce l'hanno verso il basso.
Oh, allora adesso voi immaginate come fa un povero pappagallo che ha il becco verso il basso a infilare la testa, sbattere sul beverino che comunque è stretto per cercare di prendere un po' di acqua. Ecco perché io dico sempre che per me la soluzione migliore è la ciotoletta. Allora, consiglio pratico e soprattutto igienico. La ciotoletta che si compra ovunque, conviene prenderla in acciaio. In acciaio perché a livello igienico è più facile da pulire, non si va a muffare, mentre se magari la prendete di plastica con il tempo si muffa. Oh. Allora, prendiamo ad esempio il discorso ciotoletta. Vedete? Ok. È un conto il pappagallo che beva una ciotola del genere, che comunque ha un buon diametro di spazio per poter infilare la testa. È un conto invece un pappagalletto, io adesso non ce l'ho perché le avevo buttate tutte. È un conto il pappagalletto che deve bere a uno spazio ridotto, stretto e lungo, che è quello del beverino. Ho visto però in commercio che ci sono anche dei beverini che hanno il beccuccio, diciamo, molto più largo, rettangolare, l'ho visto proprio grazie ai video. Quello va bene, quindi l'obiettivo è quello, comunque dargli uno spazio più ampio per poter bere, cioè se va a mettere la testa non deve sbattere o sulla plastica del beverino, ma comunque attorno deve avere uno spazio. Ecco perché io consiglio sempre, sia per l'acqua sia per i semi, di mettere la ciotoletta. Oh. Parliamo appunto discorso semi. Sempre in commercio si vendono queste scatoline che per carità sono carine, che sono esterne, quindi non vanno a occupare tanto spazio, il nostro amichetto con le alucce. Però anche là la difficoltà c'è. È un conto un diamante mandarino che infila la testa dentro una scatoletta, è un conto una calopsita, la testa è molto più grande, quindi infilarla sono più le volte che va a sbattere che le volte invece che riesce a mangiare tranquillamente. Ecco perché anche in quel caso io vado sempre a consigliare questo tipo di ciotolette. Oh, parliamo di un'altra cosa ancora che secondo me è da chiarire, e cioè, ma fatti vedere, ma perché fai sempre così? Ma mettiti in mossa, fai la vanitosissima, niente. Un'altra cosa che dobbiamo andare a chiarire, importantissima, è vero che è importantissima, dove mettere ste benedette ciotole? Allora, nelle gabbie, la finestrella, diciamo, dove va messo la ciotoletta dove mangiano, quella però di produzione è bassa, ok. Però perché è bassa? Perché la scatolina permette di mettere i semi all'esterno della gabbia, quindi male che va, la cacchetta si fa dove loro poggiano le zampine, ok. Nel momento in cui però andiamo a mettere delle ciotole, le ciotole devono stare alte, devono stare al posatoio più alto. Perché? Perché se noi lo mettiamo basse o sotto il posatoio, succede che quando il nostro animaletto con le alucce fa la cacchina meravigliosa, ci fa la cacca dentro, che loro non è che se ne vanno a rendere conto. Quindi ecco perché io dico sempre: mettetele alte queste ciotole, mettetele alte, non le mettete basse, non le mettete per terra, mettetele alte, per quel motivo là. Però Gina, ti devi far vedere, Gina, Uga, ti devi, Uga, dai, ci provi, ma non ve, vieni, donna oie. Oh, ecco perché dicevo che comunque le ciotole vanno messe, oddio, non siamo erbitosi, vanno messe ad un'altezza corretta, vanno messe alla parte più alta dove ovviamente c'è il posatoio. Ok, allora spero che questo video vi sia stato utile o che perlomeno vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo sempre il gruppo, vi ricordo sempre il libro, vi ricordo con grande piacere e ringrazio che se volete c'è anche la pagina di Simona. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi ma non troppo. Si può salutare almeno? Mascalzona. Ciao! Niente, ciao.